Roberto Cosentini, direttore del pronto soccorso del Papa Giovanni. In meno di 10 giorni sono oltre 2.700 gli accessi che si sono registrati al vostro pronto soccorso, un numero alto, in aumento rispetto allo scorso anno. Volevo chiedere, insomma, qual è l'appello che vi sentite di rivolgere ai cittadini prima di tutto? Sì, come diceva giustamente, abbiamo avuto un discreto incremento di accessi durante questi primi 9 giorni dell'anno. Lei si è citato il 2.700 persone, che vuol dire una media giornaliera di oltre 310 persone contro una media annuale di 280, quindi un notevole incremento del carico di lavoro, questo dovuto sia ai giorni di festa che al picco influenzale. L'appello alla popolazione per adesso e anche per il futuro è sicuramente quello di vaccinarsi in modo da ridurre drasticamente il rischio di ammalarsi, di venire in pronto soccorso solo se effettivamente c'è una gravità del quadro clinico, soprattutto che riguarda il respiro, le condizioni cardiocircolatorie, oppure per anziani e bambini l'impossibilità ad alimentarsi. E poi un terzo elemento che può essere utile è quello di consultare l'app di Regione Lombardia che si chiama Salutile, dove si vede il grado di affollamento e la lista di attesa.